Глубокоуважаемые коллеги, сегодняшнее свое присутствие здесь я расцениваю как подарок судьбы в мой день рождения. Во-первых, потому что я... La mia presenza di oggi io considero come un regalo del destino proprio nel giorno del mio compleanno, che sarà domani. Да, во-первых, потому что я еще раз такое счастье испытала увидеть Рим. Во-вторых, потому что я имела счастье увидеть далеко таким, каким я себе его не представляла. Мне казалось, что он убеленный сединами старец, а он молод и прекрасен. Prima perché sono riuscita di nuovo a vedere Roma e anche a guardarla con gli altri occhi, perché prima mi sembrava una città soprattutto antica, come un adesso vedo che è anche una città molto vivace e moderna. Еще благодарна случаю увидеть Далько. Я раньше, мне казалось, что он убеленный сединами старец. Вот, а оказывается, он молод и очень хорош собой и очень интересен. E un'altra occasione importante era di vedere Francesco Dalco dal vivo, perché lui è molto rinomato in Russia, è famoso tra i ricercatori. Prima mi sembrava che lui fosse un studioso già anziano, ma io l'ho visto in bella forma, molto giovane e attivo. А теперь о конференции. Это очень редко тема, к которой обращаются чрезвычайно редко. И сегодня те ракурсы, которые были заданы, те памятники удивительные, интереснейшие, которые были представлены и рассмотрены, делают эту конференцию знаменательной весьма. E la terza cosa che volevo dire è il tema della conferenza che ci ha riunito oggi, che è molto importante, ma anche molto raramente riunisce gli studiosi, e per questo, e questo aumenta anche il suo valore, che questa occasione ci permette di fare e vedere i confronti tra diverse culture e diverse tradizioni. Когда я была молода, еще достаточно много лет назад, я в музее архитектуры обнаружила большое количество конкурсных материалов периода Второй мировой войны. И вот я предложила свою интерпретацию, свое рассмотрение, обратив внимание на альтернативы, вызревающие внутри вот этого проектирования, альтернативы официальной идеологии. И еще, почему я с таким уважением отношусь к Далько, еще увидеть процесс архитектурный благодаря анализу этих проектов совершенно по-другому увидела архитектуру постконструктивистскую, то есть после 30-х, в 40-е и в начале 50-х годов. И вот сегодня мы немного... Я хотела... Сегодня тоже это большая для меня честь предложить вам немного рассказать о своих изысканиях. Я и книгу сделал, конечно, опубликовал. Но вот мне очень важно здесь и сейчас рассказать вам об этом. Спасибо.
Per me è veramente una grande occasione di raccontare oggi a voi le mie ricerche che ho iniziato ancora da giovane, alla fine degli anni 60, quando ho scoperto i materiali progettuali dei monumenti alla Seconda Guerra Mondiale negli archivi e nei depositi dei musei russi. E cercavo di darle un'altra interpretazione alternativa a quella ufficiale, dell'ideologia ufficiale. Qui mi è stato anche d'aiuto il libro di Dalcò, che era il primo a cercare di interpretare l'architettura sovietica da un punto di vista diverso da quello condiviso allora. Per me è veramente una grande occasione di parlare di queste cose oggi. Vi ringrazio molto. Sì. Let's begin. Iniziamo il nostro intervento, che è il testo della relazione elaborato dalla professoressa Malinina sui materiali dei suoi libri. Il mio compito era di tradurre e riassumere e interpretare i materiali. Può sembrare improprio affrontare la storia dei monumenti ai caduti in guerra in Russia nel XX secolo a partire dall'invasione da parte della Germania di Hitler del territorio dell'URSS e non dalla sua origine più lontana. Dopo la rivoluzione bolscevica del 25 ottobre 1917 si proclamò la rottura delle tradizioni culturali russe e l'instaurazione dell'ateismo, del materialismo e dell'egemonia della classe operaia e contadina. La nuova ideologia cancellò i vecchi riti e ne instaurò nuovi, compreso quelli che accompagnavano le sepolture militari. La prima guerra mondiale era stata rifiutata dal nuovo Stato in quanto guerra imperialista, estranea dal popolo e contraria ai suoi interessi. I monumenti ai caduti nella prima guerra mondiale sono pertanto rarissimi in Russia, realizzati prevalentemente a partire dal 2000. Fanno eccezioni pochissimi e modesti monumenti costruiti negli anni 60 in Bielorussia sui luoghi di battaglia. Le cappelle commemorative provvisorie costruite in legno durante la guerra furono demolite negli anni 20 e 30 nella campagna condotta dal regime contro la religione. Lo stesso destino fu condiviso dai monumenti che rappresentavano i simboli del zarismo. Furono cancellati anche alcuni cimiteri di guerra, tra essi nel 1931 quello di Mosca in località Sokol, progettato tra gli altri da Alexei Shusev, futuro architetto del mausoleo di Lenin. Anche quello realizzato a Pushkin, una località nei pressi di San Pietroburgo, fu demolito negli anni 50. Entrambi i cimiteri saranno ripristinati all'inizio del 2000. Poco prima della rivoluzione, durante la prima guerra mondiale, nel 1916, fu bandito dall'Associazione Imperiale degli Architetti e Artisti, su incarico del Consiglio Principale all'Associazione Panrussa per la Memoria dei Guerrieri dell'Armata Russa, un concorso per i monumenti provvisori e permanenti ai caduti. Un concorso era suddiviso in diverse sezioni: la tomba individuale, il monumento alla fossa comune, la cappella di legno, la cappella piccola e grande in pietra, la tavola commemorativa, la chiesa monumento in pietra da costruirsi su luoghi di battaglia e nei cimiteri di guerra. Risultarono vincitori i progetti ispirati principalmente all'architettura russa medievale interpretata in chiave di Art Nouveau o di neoromanticismo nazionale eclettico, oppure più raramente quelli di impronte neoclassica che si andava affermando nelle ricerche dei giovani architetti pietroburghesi negli anni 10. A questo concorso si riferiscono due progetti delle chiese di Ilya Golosov. Durante la Prima Guerra Mondiale, Golosov, chiamato al servizio militare, prestava servizio nell'ufficio tecnico. Più tardi, architetto che sarebbe diventato famoso per il suo contributo al movimento costruttivista, si affermò come uno dei protagonisti della cultura progettuale sovietica tra le due guerre e riferimento per la progettazione dei monumenti ai caduti nella Seconda Guerra Mondiale, di cui
desidera. Tra i pochi ricordi dei morti della Prima Guerra Mondiale è il monumento alle vittime dell'intervento nella guerra civile del 18 e 20, inaugurata a Murmansk nel primo decennale della rivoluzione nel 27 e costruito da ingegneri locali. L'istanza ideologica si può riassumere rapidamente in simboli tradizionalmente assegnati al sepolcro militare: patria, eternità, immortalità, gloria. Da ora sarebbero stati riferiti soltanto agli eroi della rivoluzione. Nel 1930 a Leningrado fu realizzato il monumento alle vittime della rivoluzione, dedicato ai caduti della prima rivoluzione russa del 1905, sul luogo della fossa comune nel campo Marzio a Leningrado. Nel progetto di Lev Rudnev e Ivan Fomin risuona, oltre alla fascinazione classicista degli architetti, l'esperienza dell'avanguardia. L'autore della dedica fu Anatoly Lunacharsky, il commissario popolare per l'istruzione del popolo. Negli anni della Seconda Guerra Mondiale si è rivelata una certa frattura con la visione materialista post-rivoluzionaria. Il tema della memoria divenne dominante nell'arte sovietica. Ai concorsi per sepolcri e sacrari militari presero parte i più importanti esponenti dell'architettura, dando a queste competizioni un alto significato culturale. Nonostante i progetti degli anni 40 non siano stati realizzati, le loro raffigurazioni hanno avuto un impatto rilevante. Tra questi progetti si distinguono quelli destinati alla costruzione immediata e progetti idee. Il fatto che i progetti non potessero essere realizzati durante la guerra non era prioritario, infatti le loro rappresentazioni grafiche avrebbero assolto alla diretta e persuasiva comunicazione alle masse dei valori che si volevano propagandare. Si tenevano discussioni pubbliche dei risultati dei concorsi, mostre itineranti. Si promuovevano pubblicazioni nei periodici, negli album, nelle cartoline e nei volantini distribuiti al fronte. Alcuni modelli elaborati in quel periodo sono entrati in seguito a far parte dell'iconografia del sacrario della Seconda Guerra Mondiale, ovvero della Grande Guerra Patriottica, come sarà definita poi dalla storiografia sovietica. Ci sono due tipologie essenziali di monumenti militari sovietici. La prima consiste in segni commemorativi temporanei destinati ai sepolcri individuali, alle fosse comuni e alle costruzioni celebrative provvisorie. La seconda rappresentata dai monumenti funebri individuali, collettivi e dagli edifici di carattere commemorativo. In entrambi i tipi si prestava una particolare attenzione alla ricerca delle soluzioni spaziali. La forma del monumento funebre individuale temporaneo si ispirava spesso ai monumenti improvvisati che sorgevano spontaneamente lungo percorsi di guerra: un tronco di betulla con una stella incisa, un piolo con un umile epigrafe incompensato, un obelisco di arcarecci di legno colorato. Questi monumenti, nonostante tanti siano stati rimossi e sostituiti, si possono incontrare ancora oggi, con il loro carattere immediato, originale, di questione diretta degli eventi bellici, assumono un'espressività toccante, a volte più efficace dei grandi complessi memoriali costruiti dopo la fine della guerra. In questo periodo si sviluppa una percezione della storia come sequenza ininterrotta di generazioni e delle loro esperienze, contraria ai concetti diffusi durante il primo decennio dopo la rivoluzione. Si afferma l'interesse per l'arte popolare, le forme folcloristiche che suggeriscono come modelli i sepolcri russi medievali in legno, anche se le proposte dei monumenti di legno provvisori non furono realizzate. Molte di esse rivestono un non trascurabile interesse artistico, i progetti e bozzetti dei sepolcri militari e le costruzioni celebrative temporanee furono esposte al concorso della sezione di Mosca dell'Unione degli Architetti dell'URSS nella primavera del 1942, alla mostra L'eroismo del fronte e della popolazione civile.
Alla mostra per la sesta sessione dell'Accademia di Architettura del 1944. Nel 1946 la mostra preparata in occasione del Comitato per l'Architettura Commemorativa, i progetti in legno rappresentavano una parte considerevole. La diffusione di questo tipo di progetti aveva spinto la ricerca sulla storia dei sacrari militari russi, di cui uno dei principali esponenti diventò Maximov, che aveva descritto diverse tipologie di sacrari medievali e aveva analizzato le corrispondenze tra le forme architettoniche e il paesaggio. In questi progetti si nota la fusione di due tradizioni. Da un lato gli architetti analizzavano la pratica popolare della costruzione dei segni commemorativi, dall'altra riprendevano la tradizione folclorica dell'Art Nouveau, cercando contemporaneamente di inventare forme di espressione nuove. Questi bozzetti e disegni sono spesso capolavori di arte grafica di potente afflatto lirico. Gli umili monumenti di legno sono armoniosamente inseriti nel paesaggio, quasi fusi con la natura. Come abbiamo anticipato, nei progetti dei sepolcri permanenti, gli architetti si ispirarono spesso alle forme spontanee della commemorazione popolare, una piccola piramide su un basamento in mattoni con la stella rossa al vertice, reinterpretata in base ai principi della progettazione professionale. Questa tipologia nacque già durante la guerra civile e si diffuse in forza della necessità di inventare un nuovo rito sia del funerale che del monumento funebre alternativo a quello cristiano, solitamente una croce. L'architetto Cheldinov, a capo di uno dei principali istituti di progettazione, ricordava l'elaborazione di questa nuova tipologia. Un pilastro ordinario, il simbolo del sepolcro di una singola persona, poi una trabeazione, poi un'icona o una croce. Questa forma è definita non soltanto dalle necessità estetiche, ma anche da quelle tettoniche. Quindi, quando avevamo avuto bisogno di pensare alla forma contemporanea, alla stella, dovevamo prestare tanta attenzione a come sistemare questa stella, senza troppo decorativismo, dando una forma pura. Ho fatto una tavola degli schizzi. Se si fa un monte di queste stelle, esce fuori un riccio. Provate ad immaginare una marea di stelle. Sarebbe brutto e questa forma non si accorda con la croce. Era necessario fissare la stella sopra qualcosa. Così si è arrivati a inventare la traversa, un dettaglio inclinato che dà l'idea di tranquillità. Le parole mostrano la volontà di unire la stella addirittura con la croce, rianimando forme medievali o popolari. Da tutte queste ricerche, molto diverse tra di loro, è nata una specie di risultante, una tendenza principale che fuso ed elaborato i principi del modernismo di impronta accademica degli anni 30. Le forme rigide, l'uso dell'ordine architettonico, lo schematismo chiaro e regolare nell'apporre i rilievi, l'ornamento, le scritte, l'associazione della pietra lucidata con il metallo attestano l'eredità dell'accademismo déco, poiché il carattere monumentale sottolineava l'idea di eroismo. Furono rari i tentativi di trasgredire questa monumentalità per un carattere più sommesso e intimo. Gli esempi più convincenti della ricerca di nuove tipologie risultano in numerosi schizzi di Ilya Golosov, in maggior parte datati maggio-giugno del 1943. Attestano un'interessante ricerca di diversi modi espressivi in un'intera serie di disegni, si rivolge ai linguaggi dell'arte di propaganda degli anni venti. In altri l'architetto cerca una forma plastica che evochi l'immagine della fiamma della rivoluzione, anticipa l'interpretazione come fuoco eterno di questo simbolo della rivoluzione che evoca l'immortalità dei caduti nella seconda guerra mondiale, invalso dopo la guerra. In altri disegni Golosov esplora l'usanza popolare dei tempi della guerra civile di accumulare rozze pietre sovrastate da una targa commemorativa. Nello stesso tempo Golosov sperimenta in una serie di bozzetti il linguaggio del costruttivismo degli anni venti. Si vedono i due disegni di Colombario datato 15 maggio 1943, molto vicini al suo progetto della stessa tipologia degli anni della
del 19. Golosov riesce a tradurre il linguaggio costruttivista in termini classicheggianti, seguendo la linea principale dell'architettura sovietica di quel periodo. Da qui vengono la simmetria della composizione, la tendenza alla rigida geometria, le dimensioni enfatiche, l'uso di archi e colonne. La terza serie dei disegni di Golosov rappresenta le ricerche ispirate all'architettura russa medievale. È molto frequente il motivo del muro in mattone con merletti tipici per castelli medievali che si riferivano alle glorie delle battaglie del passato. Per lo stesso motivo l'architettura russa medievale fu usata da tanti altri architetti, ma come il modello di riferimento elaborato da Golosov è diventato il tipo ispirato al neoclassico. Nei suoi schizzi Golosov gradualmente ripuliva il sepolcro classicista da tutti gli elementi tipici dello stile, volute, fiaccole, rami di palme e di querci, sostituendole con quelle moderne, nastri funerari, stelle, eccetera, e così evitando le associazioni dirette con il classicismo ottocentesco. Proprio questo linguaggio, di cui Golosov era il primo promotore, è diventato il più diffuso. L'idea di creare grandi insiemi monumentali sui luoghi delle fosse comuni è nata ancora nei primissimi progetti degli anni 42-43. Più tardi si è sviluppato il tipo di un grande complesso con la complicata planimetria spaziale che spesso comprendeva anche gli edifici, con vasto uso delle arti visive, soprattutto la scultura. Non pochi architetti, dopo aver subito l'influenza di Decaux, si ispiravano alla composizione laconica degli insiemi dell'Antico Oriente, alle strutture dell'architettura europea medievale, alla linea brutalista di Art Nouveau e l'architettura espressionista. Un'altra tipologia dei progetti presenta un'architettura parlante in cui era perfettamente riconoscibile l'evento storico a cui ella era rivolta. Un'attenzione particolare era data alla natura nella composizione dei monumenti e insieme, che anche contribuiva a rendere il monumento unico e irripetibile nel suo genere. Spesso le piante e il paesaggio facevano parte integrale del progetto, come ad esempio quello di Victor Haas, che aveva usato i pini, che non era una pianta tipica dell'architettura della memoria, che più spesso si usava la betulla o l'abete. La loro forma particolare, i tronchi alti e dritti, i rami alzati in su, diventarono un elemento fondamentale della composizione. Il progetto Cheverdiev si presenta come una quintessenza delle diverse ricerche. La stella in cima alla collina, le bandiere inclinate alle pendici erano prestate dall'arte di propaganda dei primi anni post-rivoluzionari. Le proporzioni, la planimetria e la scala del monumento invece sono ispirate all'architettura del classicismo russo. Anche in questo progetto il ruolo importante ha il coinvolgimento del paesaggio attraverso la quasi eliminazione della composizione dell'insieme dei confini tra il monumento e la natura che lo circonda. Le ricerche degli anni 42-43, condotte da diversi architetti, che vi dimostro qui, non hanno avuto lo sviluppo nell'immediato futuro, ma erano riprese negli anni 60 e 70 fino a 2000. Un tema particolare sono i monumenti destinati a lodare le vittorie che si costruiva durante gli eventi bellici. La tipologia più diffusa di queste costruzioni, fatte dei materiali a portata di mano, era di arco di trionfo. Nell'immediato dopoguerra tali archi furono eretti a Berlino, a Leningrado e a Baku. Troviamo una nota dell'architetto Nikolsky nel suo diario, scritto durante l'assedio di Leningrado. Penso che sia giusto progettare gli archi contando di non avere nulla, materiale, manodopera e innanzitutto il tempo. Per questo ho inventato i temporanei archi di trionfo, fatte dalla combinazione delle giganti bandiere alte 20 metri che somigliante ad un arco. Mentre Golosov nei suoi progetti degli archi sulla matrice costruttivista citava gli elementi del classicismo russo, dell'architettura russa medievale, Pavlov e Melchakov,
cercano di reinventare la tradizione rimanendo comunque fedele alle soluzioni compositive classiciste. Eccoli qua. I problemi dell'aspetto del monumento erano legati alla elaborazione dello specifico linguaggio simbolico e monumentale che dal commemorativo si sviluppava verso il trionfante. Spesso nel periodo della guerra l'architetto faceva i progetti senza collaborare con lo scultore e molto spesso era unico autore dell'opera. Però i monumenti commemorativi non erano privi di sculture. Il motivo più diffuso era l'immagine dell'ordinario soldato che trovava diverse interpretazioni, dalle piuttosto narrative vicine all'arte del manifesto oppure più simboliche e monumentali. Le soluzioni proposte da Posokhin e Skokan, ad esempio, avevano una forte componente espressiva ed erano insieme al famoso quadro di Alexander Deneck, La difesa di Sebastopoli, una specie di infranto verso il linguaggio emotivo abbandonato durante gli anni 30. Un altro motivo diffuso nei monumenti che coinvolgevano la scultura era l'immagine della donna madre, il simbolo della patria. Nato nei primi anni 40, questo motivo ha avuto tante interpretazioni diverse tra di loro negli anni 50, 60, 70 fino ad oggi. Riassumendo, possiamo ritrovare tre tipologie del linguaggio simbolico espressivo dei monumenti. Il primo gruppo è composto dai progetti ispirati alle forme dell'architettura non funebre o commemorativa. Il secondo richiama ai monumenti commemorativi del passato e la terza tende alla ricerca dei nuovi mezzi espressivi. Molti monumenti dedicati a commemorare le città, luoghi delle battaglie, reinterpretano le forme tipiche dell'architettura di queste città, come ad esempio questo progetto di Golosov per Mosca e questi di Golz per Mosca e Leningrado, in cui si riconoscono i monumenti famosi dell'architettura delle città. Il monumento ai caduti alle colline di Pulkovo presso Leningrado, Nikolskij rappresentava un gigante sepolcro militare medievale, Kurgan. Spesso il contenuto concreto alle forme astratte di architettura erano comunicato dai bassorilievi che spesso erano ispirati ai monumenti improvvisati composti dai veri armi, carri armati, missili, oppure comprendevano questi veri oggetti di guerra. Ad esempio il monumento di Sobolev per Stalingrado dovevano coronare diversi pezzi di carri militari. Diversi monumenti riprendevano le forme delle armi, come ad esempio il progetto di Gaiganov, che usava la forma della spada, o quello di Colli, simile alla baionetta. Nel progetto di Stenushin e Vlasenko ritroviamo un carro armato scolpito in una roccia di granito. Il gruppo degli innovatori tentava di continuare la linea dell'arte dell'avanguardia degli anni 20 della cosiddetta propaganda monumentale. Le opere che abbiamo mostrato fanno vedere la ricerca continua dell'immagine del monumento che si sviluppava sulla base dell'immagine espressiva parlante, la bandiera, la stella, che all'inizio erano usati come degli emblemi, diventarono monumentali e si presentarono come gli elementi della composizione plastico-spaziale. Questo vocabolario espressivo ritrovato nei progetti di guerra servirà per costruire i monumenti alla Seconda Guerra Mondiale nel dopoguerra, che erano diventati una certa immagine simbolica della patria socialista. Nello stesso tempo era nato un linguaggio espressivo più complesso, basato sulle associazioni più complesse. Un luogo particolare apparteneva agli edifici monumentali destinati a commemorare gli eventi di guerra, che presero un luogo particolare negli insiemi delle città ricostruite dopo la guerra. L'architettura sovietica non aveva quasi precedenti nella progettazione degli edifici di questo tipo, e all'inizio gli architetti cercavano, nell'aspetto dell'edificio monumento, fare riconoscibile il prototipo più possibile. Così si cercava di farli diventare i simboli del patrimonio storico artistico distrutto dalla guerra.
Nel 1942 il sindacato degli architetti sovietici bandì il concorso pansovietico per il progetto dell'edificio commemorativo trionfale che veniva chiamato il Pantheon, ma la nozione del Pantheon fu interpretata in modo piuttosto vasto. L'esito del concorso non soddisfò la giuria, la figura centrale della critica di architettura sovietica David Arkin scrisse: il prototipo preso dagli album dei tipi architettonici corrisponde male al contenuto del momento. I progetti dei Pantheon sono scollegati alle immagini concrete dell'eroismo contemporaneo e possono essere riferiti a qualsiasi evento storico. Durante gli anni di guerra le immagini delle città distrutte, le fotografie dei campi e delle battaglie diventarono per gli architetti il repertorio improvvisato e definivano la loro ricerca formale. Questi edifici non si limitavano soltanto ad avere le scale, le sale delle esposizioni, dei documenti, ma spesso venivano dotati dalla gallerie per le esposizioni artistiche, delle biblioteche, dei libri di storia e della memoria di guerra, delle sale per le cerimonie del giuramento militare. Più tardi la struttura dei tali musei diventava sempre più complessa, dotandoli dei diversi funzioni, prevedendo le visite delle scolaresche, gli spazi di lavoro dei ricercatori, le sale di concerti. E il più giovane complesso di questo genere è il Museo Centrale della Grande Guerra Patriottica 41-45 a Mosca, sulla Monte Poklonne, costruito dal 85 al 90, fino al, è inaugurato nel 95. L'insieme è composto dall'edificio museale, il monumento, il parco e comprende anche i templi delle tre religioni, una chiesa ortodossa, una moschea e una sinagoga. Mentre la chiesa e la moschea presentano il richiamo all'architettura medievale, la sinagoga dimostra l'uso del linguaggio modernista e dei nuovi materiali di costruzione. La realizzazione di questo complesso coincide con il periodo dei profondi cambiamenti politici e culturali in Russia. E bisogna dire che l'importanza e le novità dei progetti mostrati non è formale e sta soprattutto nel contenuto, nel cambiamento profondo della percezione della storia e delle radici culturali e spirituali del popolo. L'uso degli elementi dell'architettura classica e medievale però è lontano dall'eclettismo ottocentesco e rivela la matrice modernista presa da alcuni architetti durante il loro periodo avanguardista degli anni 20 o dagli altri durante gli studi nello stesso periodo nelle scuole, nei laboratori dell'architettura costruttivista e funzionalista. Il lavoro negli anni della guerra ha arricchito l'architettura con dei nuovi temi, la profondità delle emozioni e la sincerità dei sentimenti liberavano gli artisti, un suo ruolo ebbe attenuazione del controllo dalla parte dei poteri onnipresente durante gli anni 30. Nei loro progetti gli architetti rompevano gli schemi contemplativi del retrospettivismo, interpretando lo spirito del tempo nelle immagini epiche e solenni, romantiche, emozionate e intime. L'idea del contenuto del monumento si andava cambiando, l'immagine eroico-patriottica all'affermazione dei valori dell'umanità. Grazie. Grazie, ringrazio molto la professoressa Malina e Anna Viasenseva per aver fatto questo complesso lavoro e per aver riassunto tutto con grande velocità.